gli alimenti che contengono più tossine. Ogni giorno che passa il nostro corpo assorbe sempre più tossine, soprattutto attraverso gli alimenti che consumiamo. Può trattarsi di additivi chimici, tossine naturali o altre sostanze in qualche modo modificate. Ma quali sono gli alimenti che contengono più tossine in assoluto? Un eccesso di tossine nel corpo causa diversi problemi di salute, quali problemi digestivi e di stitichezza, alterazioni della flora batterica intestinale, alterazioni nel sistema immunitario, ritenzione idrica, insonnia, scorretto assorbimento degli alimenti. Anche se non possiamo fare nulla al riguardo, dovremmo riuscire a tenere sotto controllo questi problemi consumando alimenti che contengono meno tossine. Conoscete gli alimenti che contengono più tossine? Oggi vi parleremo dei 6 cibi che apportano più tossine al corpo. Gli alimenti che contengono più tossine. Come vi abbiamo anticipato, gli alimenti di cui vi parleremo contengono molte tossine, ma questo non significa che siano nocivi o che bisogna smettere di mangiarli. Semplicemente, bisogna moderarne il consumo. È importante sapere che se si segue una dieta a base di alimenti ricchi di tossine, bisogna bilanciarla con attività fisica, frutta e verdura per disintossicare il corpo e preservare l'equilibrio dei nutrienti. La carne è ricca di tossine a causa della quantità di ormoni e altre sostanze, come il clenbuterolo e il benzopirene. È stato dimostrato che questi additivi sono cancerogeni e, quindi, aumentano la probabilità di soffrire di leucemia e tumori allo stomaco. Tonno. Anche se è delizioso, diversi studi hanno dimostrato che contiene alti livelli di mercurio. Questa sostanza rischia di danneggiare il sistema nervoso, soprattutto durante la gestazione. Uno dei motivi della presenza di mercurio è la scorretta conservazione del pesce. Latte. Parliamo soprattutto del latte vaccino interno. Durante il processo di pastorizzazione, il latte acquista una quantità significativa di tossine. Il latte, anche se pastorizzato, contiene circa 60 ormoni, diossine e antibiotici che potrebbero determinare lo sviluppo di un tumore. Mais. Tra gli alimenti che contengono più tossine troviamo anche il mais che, come il tonno, contiene mercurio. Se non viene essiccato correttamente, viene contaminato dalle aflatossine. Queste sostanze chimiche, derivate principalmente dai funghi, sono responsabili del comparsa di tumore e della denutrizione. Per questi prodotti vale il discorso fatto per il latte vaccino. I prodotti latticini contengono le stesse tossine della materia prima di cui sono fatti, cioè il latte vaccino, anzi, possono contenerne anche di più per via dei successivi processi a cui sono sottoposti. Stiamo parlando dei latticini ricchi di grassi, come la ricotta o il kefir. I cibi in scatola suscitano dei dubbi a causa delle sostanze chimiche usate per la loro conservazione. Ultimamente, sono stati condotti degli studi per dimostrare che gran parte delle lattine usate come contenitori sono ricoperte da strati di bisfenolo. Questa sostanza è conosciuta perché favorisce lo sviluppo del diabete e perché causa problemi di obesità. Evitare ed eliminare l'accumulo di tossine. Di certo ci sono altri alimenti che contengono alti livelli di tossine. Tuttavia, ce ne sono altrettanti che aiutano a disintossicare il corpo. Tra i più indicati ricordiamo: mele, crescione, cipolla, olio di oliva, limone, uva. L'ideale è includere questi ingredienti in ogni pasto, così da stabilire un equilibrio tra gli alimenti. Evitare di mangiare troppo. Che si tratti di cibo salutare o di cibo spazzatura, mangiare troppo fa male al fegato, ai reni e all'intestino. Mangiare troppo significa far lavorare il corpo il doppio che di conseguenza fa più fatica a digerire gli alimenti e a eliminare le tossine. Regolare il consumo di sale. Il sale fa male ai reni,
quindi consumate alimenti poveri di sale oppure usatene poco per condire i vostri piatti. L'attività fisica è un ottimo metodo per eliminare le tossine attraverso il sudore. Camminate oppure fate jogging per almeno 30 minuti al giorno. Questa sana abitudine vi aiuterà a restare in forma e a godere di buona salute. L'evacuazione è uno dei modi migliori per liberarsi delle sostanze di rifiuto. Se avete problemi di stitichezza, allora fate attività fisica, aumentate il consumo di fibre e bevete molta acqua per regolarizzare la frequenza con cui andate in bagno.